Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely. Domenica 9 giugno in scena tre manifestazioni orchestrate con puntiglio dalla Polisportiva Bedizzolese, che in Virgilio Bazzoli ha il proprio Deus Machina. Naturalmente affiancato da un gruppo di amici e volontari che hanno anche in questa occasione saputo portare a termine con determinazione una giornata all'insegna dello sport maschile e femminile. Proprio con ciclismo femminile è iniziata la festa a Bedizzole. La prima gara in programma, la categoria è quella delle donne esordienti ed in palio precisamente il quinto trofeo di Bedizzole, prima medaglia d'oro Dia Agroalimentare. Sono 62 le ragazze della categoria esordienti che hanno firmato il foglio di partenza, categoria unica con classifica divisa per data di nascita. 22 km e 600 metri da percorrere, un tracciato impegnativo con qualche cambio di pendenza che ha prodotto una certa selezione tra le meno preparate. Ricordiamo che la prova, oltre ad assegnare la prima medaglia d'oro Dia Agroalimentare, è anche gara valida per l'assegnazione del titolo di campionato provinciale. Ciclismo femminile che, come sappiamo, attraversa un momento di difficoltà. Solo due le manifestazioni in calendario nella nostra provincia. Ricordiamo per la categoria juniores che si è disputata a Palazzolo sull'Oglio, mentre per le categorie esordienti allieve appunto a Bedizzole. In verità, anche per quanto riguarda l'attività maschile, qualche appuntamento non è stato confermato, segno di un periodo non particolarmente felice per il ciclismo in generale, che ovviamente tutti ci auguriamo finisca al più presto. D'altra parte, l'arrivo dell'ultima tappa del Giro d'Italia lo scorso 26 maggio e soprattutto i campionati italiani giovanili in programma nei giorni 6 e 7 luglio a Boario Terme vogliono e devono essere uno stimolo per dare al movimento tutto un po' di nuova frizzante energia positiva. La gara presenti le migliori formazioni del panorama lombardo e non solo. Una bella giornata primaverile e tanto buon umore sono i connotati principali che hanno caratterizzato l'intera manifestazione. Presenti in rappresentanza del comitato provinciale Sandro Sellari e Guido Sanna, quest'ultimo responsabile per la categoria esordienti maschile e femminile. Percorso impegnativo, dicevamo, e sul nostro taccuino pochi tentativi di allungo e gruppo che si mantiene costantemente compatto, sfilacciato dopo il cambio di pendenza, ma grazie agli ampi tratti di veloce discesa subito recuperati i pochi metri di disavanzo anche per le meno adatte alla salita, e gruppo che si ricompone. Passano velocemente i chilometri. E sulla breve e impegnativa salita delle Monache è situato lo striscione d'arrivo. La pendenza è ingannevole, necessita di una buona potenza muscolare e la capacità di individuare da subito il giusto rapporto. Eccole in fondo al viale, ancora racchiuse in un fazzoletto. Parte lo sprint e sulla sinistra, in maglia di campionessa regionale, guadagna qualche metro di vantaggio la bergamasca Chiara Consonni, Eurotarget. Sul podio Sara Margheriti, caravatese, e Martina Fidanza, Eurotarget. Emanuela Zanetti, Gauss, e Michela Giudicati, Pianeta Rosa, conquistano la maglia di campionato provinciale di categoria. Michela Giudicati, campionessa provinciale, com'è andata? Bene, la gara è stata movimentata, dura, però alla fine ce l'hai fatta. Sì, sì, anche se morta. Guido Sanna, responsabile provinciale categoria esordienti maschile e femminile. Due parole sulla situazione delle gare nel Bresciano. Beh, diciamo che le gare nel Bresciano, qualche gara purtroppo è saltata, mi auguro che questa situazione, diciamo, contingente che c'è in generale finisca velocemente affinché anche il ciclismo possa ritrovare delle risorse per riprendersi. Gli appassionati ci sono, gli organizzatori ci sono, mancano, diciamo, un po' i fondi e la passione c'è, resiste. Ordine d'arrivo di questa corsa, decima posizione per Michela Giudicati, Pianeta Rosa, ricordiamo campionessa provinciale. Al nono posto Anna Pedroni, Cremonese 1891 Gruppo Arvedi. Ottava Nicole Fede, Canavesi. Settima Camilla Vassallo, della Canavesi Cicli Fiorin. Sesta Alice Ruggeri, della Villongo. Quinto posto occupato da Emanuela Zanetti, Gruppo Sportivo Gauss, anch'essa campionessa provinciale. Quarta classificata Michela Giuliani, della Valcar. Terza Martina Fidanza, Eurotarget, seconda Sara Margheritis della Caravatese e prima Chiara Consonni dell'Eurotarget.